Ha preso il via a Pordenone il terzo trofeo nazionale di pattinaggio artistico, in programma dal 19 al 24 giugno nella pista del Pala Marrone all'ex Fiera di Via Molinari. L'evento, che vede in gara ben 196 atlete e atleti provenienti da tutta Italia, segna il ritorno delle competizioni nazionali di pattinaggio artistico nella nostra città, dopo più di 25 anni di assenza. Lo skating club Pordenone festeggia così i suoi primi 50 anni di vita, trovando per questa impegnativa iniziativa anche il sostegno di numerosi partner privati e istituzionali, tra cui l'amministrazione comunale. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. È una settimana importante per uno sport che a volte viene giudicato minore, ma che lo skating vuol dire grazia, vuol dire musica, vuol dire tante ragazze che fanno danza alla fine sui pattini. Abbiamo la possibilità questa settimana di vedere i migliori atleti nazionali, abbiamo favorito la presenza di questo, si chiama Trofeo nazionale di skating. Era da 25 anni che mancava un evento importante di questo sport a Pordenone che pure ha una storia molto significativa e in Italia ha una presenza importante. Gli organizzatori hanno fatto un, un gioco di squadra fantastico con il territorio, hanno trovato sponsor eh, dappertutto, skating Pordenone insieme con quello di Porcia, sono riusciti a creare quella quella simbiosi no? tra gli sponsor privati, loro come associazione e noi come istituzioni, che è un po' il modello che comincia a, a prendere piede, ma certo sono stati dei pionieri. Un grande in bocca al lupo quindi alle ragazze. Abbiamo dato un caldo benvenuto vedendo anche le temperature di oggi pomeriggio qui all'apertura della manifestazione, ma certo consiglio a chi vorrà di fare una cappatina al pala marrone per vedere la qualità di chi si esibisce, la passione di queste persone.